Era cominciata bene, benissimo, 15 a 4 a suon di bombe, alcune delle quali abbiamo visto in questa sigla d'apertura della nostra trasmissione, poi inesorabilmente dopo il 21 a 9 della prima frazione il ritorno dell'imbattuta capolista Olimpia Milano, che ha violato anche il Palapentassuglia, lo ha fatto in crescendo, dando un ampio margine di distacco alla formazione di coach Frank Vitucci. Insomma, non è stata una bella serata per i colori bianco-azzurri. L'Epicasa è stata costretta ad inchinarsi di fronte alla super squadra di coach Ettore Messina. Benvenuti a questa puntata di Zona 85, benvenuto ai nostri ospiti, a cominciare da coach Giovanni Rubino, sera, che ho il piacere di rivedere in studio dopo tanto tempo. Grazie per aver accettato il nostro invito, Giovanni. Dario Recchia, che ci aiuterà a interpretare, buonasera, quello che è accaduto ieri sera nel Palapentassuglia, e naturalmente il nostro Francesco Guadalupi, buonasera, che ha raccontato in telecronaca differita, che potrete vedere per coloro che ci seguono in diretta subito dopo questa puntata di Zona 85. E cominciamo proprio dal coach, dall'uomo esperto che era al palazzetto, che ha seguito la partita. Cominciata bene, ho detto, Giovanni, poi che cosa è successo? È cominciata bene perché erano stati impartiti degli ordini tecnici aperti nell'attacco, e quindi abbiamo fatto una striscia di triple fatte per bene, scelte giustamente, perché una squadra ferita come Milano in quel momento andava fatta in quel modo. Poi un po', diciamo che le maglie difensive di Milano sono salite e si sono infittite più del dovuto. È stato fatto un grande lavoro da parte dei lunghi su Perkins, perché purtroppo non abbiamo più avuto la possibilità di giocare palla dentro, che erano diciamo le nostre forze fino a quel momento. In effetti, quando a fine gara ho visto che da dentro l'area sono stati fatti solo 16 punti, diciamo che solo Perkins li faceva da solo in una gara. Quindi le maglie difensive si sono infittite e quindi i problemi sono saliti. Milano si è cominciato ad aprire anche nel momento di difficoltà, perché abbiamo usato fare zona e in quel momento è andato in difficoltà Milano, e credo che in quel momento si è aperta anche per loro l'idea di attaccare diversamente. Infatti ha inserito Ricci e Datome perimetralmente, e nella circolazione di palla c'è stata questa loro iniziativa sul tiro che li ha portati un po' più avanti rispetto a noi. C'è stato anche un problema di sudditanza a un certo punto, Dario, o no? Ma non credo sudditanza, ma sicuramente Milano veniva a Brindisi con la faccia giusta di quella che dopo la sconfitta di Berlino. Ma soprattutto dopo 4 sconfitte consecutive in Eurolega. Quindi ci tenevano sicuramente a dimostrare che almeno sul territorio nazionale loro comandano. D'altronde ieri era la 10ª vittoria consecutiva in campionato. E come tra l'altro ha detto anche coach Messina nella post partita, la vittoria al di là dei 2 punti è una vittoria che dà loro fiducia anche per proseguio anche in Eurolega. Quindi sono venuti proprio con gli occhi. È un banco di prove importante Brindisi. Beh, anche perché Brindisi sicuramente è una società, è una squadra che insomma sta lì nelle posizioni medio-alte della classifica. Quindi poi l'anno scorso sappiamo quello che lo scherzetto che ha fatto Brindisi a Milano, quindi sono venuti con la faccia giusta di quelli che ci tenevano a vincere e vincere soprattutto bene. Hanno avuto delle belle risposte un po' da tutta la squadra, soprattutto dalla difesa, come diceva Giovanni. Infatti Brindisi per la prima volta è rimasta sotto i 60 punti, e questa la racconta tutta. Ed è rimasta sotto i 60 punti, caro Francesco, anche perché taluni giocatori che sono abituati a medie di realizzazione altissime, tanto da essere il migliore, come Nick Perkins, non c'erano, anche per il carico di falli a un certo punto del match. Ma già con 3 falli nei primi 2 quarti Perkins, per cui ha dovuto variare il quintetto Frank Vitucci. Sicuramente una grande difesa, già come hanno detto Giovanni e Dario. Abbiamo visto giocare poi a un certo punto l'Olimpia Milano, quella che si vede in Eurocup, quella che ha recuperato Barcellona difendendo bene, quella che aveva recuperato uno svantaggio contro l'Alba Berlino. Quando si mette a difendere, grossa com'è, puoi ruotare con Bentil piuttosto che con Melli, o avere un uomo esperto e grosso come Heinz, e naturalmente poi lì
si gioca tutto lì sotto canestro. Quando dal perimetro arriva uno come Rodriguez che porta a spasso il preavversario e decide di dare lezione di basket e ha strappato gli applausi, beh, questo è l'Olimpia Milano che ha 10 su 10. Brindisi, peccato, perché come si dice in certi casi ci sta la sconfitta, ma quantomeno uscire a testa alta dal campo. Abbiamo tante immagini da vedere, tante testimonianze, analisi da ascoltare insieme e faremo le nostre valutazioni in studio, ma pochi istanti, l'ingresso in campo dell'Olimpia Milano, devo dire che faceva una certa impressione vedere avanzare i vari Datome, Rodriguez e tutti i giocatori più rappresentativi e fra questi anche Kai Lines, del quale parleremo. Vediamo con Michele Marchitelli in regia e l'assistenza di Fabio Pignatelli il momento dell'ingresso ufficiale sul parquet del Pallavento Azzurra dell'Olimpia Milano. Francesco, che impressione fa? Una squadra del genere. Potrebbe costruire un nuovo palazzetto con questo roster, vendendo uno a uno i singoli giocatori con i contratti che hanno, e di Datome, Rodriguez, gente che ha giocato in NBA, gente che disputa l'Eurolega e da protagonisti, vedi Datome dai Detroit Pistons, che comunque col Fenerbahce e lo stesso Hall arriva dall'NBA. È veramente bello vedere questa squadra, molto più bello vedere l'Olimpia probabilmente che la Virtus, che ha anche dei giocatori importanti. Domanda a bruciapelo per Giovanni e per Dario: Rodriguez o Teodosic? O tutti e due? Tutti e due. Tutti e due tutta la vita. Grandi giocatori. E ieri il Ciacio ha fatto quello che ha voluto a un certo punto. Diciamo che un po' l'ha innescata lui l'inversione di tendenza, di inerzia, è vero Giovanni? Sì, ma anche perché ha capito dove doveva giocare. Il problema per noi è stato che lui è riuscito a capire come si attaccare in quei momenti la zona e soprattutto dove leggere il nostro momento un po' difficile. Infatti anche ieri lo stesso Teodosic, avevo visto il supplementare di Bologna, Bologna-Sassari, lì è intervenuta la sua grande esperienza per portare a casa una vittoria che era diventata difficile per loro. Come l'ha vista e soprattutto come l'ha giudicata il presidente Nando Marino a caldo subito dopo la fine della partita? Sentiamo. Era in qualche maniera la partita più attesa della stagione, peraltro dopo due sconfitte consecutive arrivava l'imbattuta Olimpia Milano e imbattuta rimane. Credo che rimarrà imbattuta in Italia per tanto, hanno un livello incredibile, complimenti a loro. Noi abbiamo fatto un grande primo quarto, poi come al solito all'inizio del secondo, quando iniziano le rotazioni, paghiamo dazio soprattutto contro squadre come Bologna e Milano che hanno dei roster profondi molto più attrezzati dei nostri, però ce la siamo giocata fino a fine terzo quarto, quindi basti vedere che abbiamo fatto 21 punti nel primo quarto e 32 per il resto della partita, quindi questo ti fa capire che quando Milano ha alzato l'intensità difensiva non ce n'è stato. Poi togli la giornata particolare di Nick Perkins, le nostre guardie oggi avevano le polveri bagnate, quindi abbiamo da lavorare, da rivedere un po' di cose, però siamo lì, siamo nel gruppo di tutte le squadre che ambiscono ad arrivare dal terzo all'ottavo posto e venderemo cara la pelle fino al fine del girone d'andata. Ora finalmente iniziano le partite contro le dirette avversarie, andiamo a Bologna, poi abbiamo il doppio turno casalingo in casa, poi andremo a Brescia in casa Napoli e quindi vedremo a che punto saremo e lì tireremo le somme di questo girone d'andata. Primo traguardo possibile, la Final Eight di Coppa Italia. Sì, sì, bastano tre vittorie per essere certi su cinque, con due ci puoi entrare, però noi intanto ci concentreremo per fare un filotto di vittorie come quello che ci ha portato all'inizio del campionato con la striscia da sei vincenti. Vedremo cosa succederà domenica a Casalecchio di Reno e quindi a Bologna contro l'Una Hotels Reggio Emilia, ma a questo punto, Dario, la parola d'ordine è non perdere più colpi in casa. Beh, Brindisi ha il vantaggio che in queste ultime cinque partite ne gioca tre in casa. Vincere le tre in casa, come diceva il presidente Marino, ti dà la matematica certezza della qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Non sarà facile, però Brindisi ha un calendario potenzialmente, come dire, non dico favorevole, ma può giocarsi... Fra cui due avversarie dirette, di fatto, sì, Treviso e Napoli. Che però, come dire, contendono a Brindisi non soltanto il punteggio in classifica in questo momento, ma anche... sono dello stesso livello, quindi sarà importante sfruttare il fattore campo, sarà soprattutto importante cominciare a giocare concentrandosi ad una partita per volta,
quindi concentrazione massima per la partita di sabato contro Reggio Emilia, che non sarà facile. Magari riuscire da subito a portare a casa i due punti in queste ultime cinque partite sarebbe già una bella iniezione di fiducia. Arriverà la sfida con Napoli, come la vivrai, Giovanni? Dando uno sguardo a fatti molto lontani nel tempo. Molto, molto lontani. Beh, è stata sempre per noi, quella non finirà mai nei nostri pensieri, è stata la sfida di quel palazzetto Coni, Cremito, che non c'era spazio per vedere, tempi lontani. E comunque, tornando sul Napoli, devo dire una verità sulla squadra di Sacripanti. La squadra sta giocando molto, molto bene, nel senso che non cambia mai il ritmo, primo. Commette errori, sbaglia, ma è un ritmo costante, sia difensivo che offensivo. Non ha dei fenomeni, però è riuscita a mettere insieme una squadra che è costante sia in difesa che in attacco. Infatti ieri ha portato a casa con molta esperienza una partita che era diventata difficile contro Cremona. Ormai una formazione da temere, Francesco, Napoli. Diciamo che una vecchia conoscenza come il nostro ex capitano Sacripanti è stato bravo comunque a mantenere lo zoccolo duro del gruppo della promozione. Hanno inserito dei giocatori, nonostante poi la partenza di Maio, comunque sono riusciti a ritrovare dei giocatori importanti. Sacripanti è un allenatore di questa categoria e ieri mi ha fatto piacere anche vedere tanta gente nel Palasport e nel Palabarbuto. Ciò significa che non è solo una città di calcio, ma Napoli sta tornando ad amare anche il basket. Ci andremo anche noi quando toccherà giocare in trasferta. Allora, risultati e classifica dopo un terzo di campionato. Siamo alla decima praticamente, eccoli qui, con la vittoria molto importante per la Germania, parliamo di Brescia naturalmente, su Romana Reyer Venezia, che continua ad avere un rendimento altalenante e fuori casa con grandi difficoltà, 80-69. Bellissimo il finale di Trieste Dolomiti Energia Trentino, che rivedremo con gli istanti decisivi del match dell'Allianz Dom, 70-69. Epicasa Brindisi, e bisogna ricordarlo purtroppo, -26-79-53 per la formazione capolista, imbattuta ancora. Bellissima anche la sfida di Bologna tra la Virtus Gafredo e il Banco di Sardegna di coach Piero Bucchi, un supplementare per decidere le sorti di questo match. Rivedremo anche in questo caso gli istanti finali di questa bellissima partita. Treviso sulla Una Hotels Reggio Emilia, 86-76. Il caso di notare che sono le due prossime avversarie di Brindisi, ossia Reggio Emilia fuori casa e poi Treviso in casa nel Palapentassuglia. Pesaro che finalmente torna a sorridere battendo Varese 94-75 +19. Come dicevamo, Gevi Napoli ancora vincitrice, in questo caso sulla Vanoli Basket Cremona, con qualche acciacco e qualche problema, 91-88. E infine Tortona continua il suo bel percorso con Corce Ramondino, 74-64. E dopo questi risultati, eccola qui la classifica, con 20 punti, senza macchia, senza sconfitta, l'Armani Exchange Milano. A seguire la Virtus Gafredo Bologna, che di sconfitta ne ha patite due, guarda caso quelle due neopromosse a quota 16, ma poi un bel gruppo che si contende di fatto il terzo posto con la Gevi Napoli, che in virtù dei risultati incrociati in questo momento è terza, ma con la stessa quota di punti di Trento, Brindisi, Trieste e Treviso. A 10 fra coloro che sono sospesi ci sono Venezia e Tortona con 10 punti appunto. Una Hotels Reggio Emilia e Brescia a 8, un quartetto a 6 composto da Cremona, Pesaro, Varese e Sassari. In fondo alla classifica la Fortitudo, che continua ad annaspare con sole 2 vittorie. Questo è il quadro. Come dicevo, rivedremo alcuni frangenti emozionanti e decisivi di due partite che si sono concluse praticamente a fil di sirena e commenteremo insieme questi finali. La rivelazione, la delusione, coach. Dopo 10 partite. Dopo 10 partite, squadre escludendo quelle già ormai risapute di Virtus e Milano, credo che la delusione sia Venezia in primis. Beh, una minima delusione è Bologna, che ha perso le due neopromosse. Sì, senza però dubbio. È sempre lì, voglio dire, certo, è una squadra, Venezia, che sta continuando sempre un po' a venire meno. Per quanto riguarda invece altre squadre, risabute questa confusione totale di Bologna
Fortitudo che non riesce a mettere in piedi un gruppo anche quest'anno, in grande difficoltà. Mentre da tenere in risalto è Treviso, che sta facendo una buona pallacanestro, le neopromosse Napoli e Tortona sono quelli che più hanno dato l'impressione di essere una novità all'interno. Ci scrive Paolo Curiano e dice: contro Milano era impossibile, ma siamo sempre nella parte alta di una classifica cortissima, tenendo conto che stiamo ancora aspettando Wes Clark. C'è, ma lo stiamo aspettando. Un saluto a tutti, Paolo Curiano. Dario, a venerdì, avete un meeting? Giochiamo a tennis venerdì mattina. Sei un polisportivo. Sì. Bisogna sfidarlo a padel, questo ragazzo. Ci penseremo. Gioca anche a padel e a ping pong. Altri messaggi che stanno arrivando, vediamo se riesco a leggerne uno prima di parlare d'altro. Ah, ci mancava il messaggio di Fabrizio Cisternino, che saluto con i saluti da parte sua a tutti in studio. Attenzione a Napoli, squadra ottimamente allenata e piena di talento. Rich Parks, Veliza, il nostro ex capitano Zerini e il nuovo centrone appena inserito darà ancora più energia. Sono certo che ci darà fastidio sino alla fine. Speriamo di no, che non dia fastidio a Brindisi, Francesco. Sì, ma più che Napoli, io vedevo la classifica, ma penso anche lì nelle prime posizioni ci sia Trieste. Per cui anche la squadra di Ciani sta facendo qualcosa veramente di buono. Eccola lì, Trieste, dove sta, è al sesto posto, indica la classifica. Per cui ieri con la vittoria Fil di Sirena veramente se la poteva portare a casa Trento. E infatti ho saputo che Molin ha abbandonato subito il parquet dopo aver dato la mano al tecnico di Trieste. Però la squadra di Ciani, con un roster, con un budget che non è elevatissimo, sta facendo veramente bene. Un nostro amico telespettatore dice testualmente: la squadra ha bisogno di rinforzi. E io lo chiedo a te, coach: la squadra ha bisogno di rinforzi? Sappiamo che lui lo afferma, io lo chiedo. Sì, il problema è che dobbiamo trovare un'alternativa nella posizione di centro, perché non può sopportare continuamente solo ed esclusivamente Perkins, perché purtroppo abbiamo cambi non all'altezza, e quindi si è costretti, come ieri, con carichi di falle sia Udom che Perkins, a giocare in un modo un po' diverso dal solito, cioè con due ali, una piccola e una ala grande, che si contendevano il ruolo di post e pivot, e quindi lì ci ha un po' buttati fuori gli schemi del gioco. È stata una difficoltà enorme su cui purtroppo Viducci ha dovuto lavorare. Un altro messaggio, poi parleremo d'altro e sarà un argomento molto importante. Questo lo smisto a te, questo messaggio. Mi farebbe piacere sapere chi li firma, non sempre c'è nome e cognome. Una partita che fa riflettere sicuramente, non è quella che conta per Brindisi, però le problematiche si sono sentite. Da virtussino sono dispiaciuto per la sconfitta. Con i saluti, Francesco. In effetti le problematiche, quelle, come diceva Giovanni, intanto l'alternativa a Perkins, ma anche il cambio del centro, perché vuoi falli, vuoi una difesa perché la gara viene preparata e ti chiude il pivot, che è il miglior marcatore della Lega e nonché di Brindisi, e va nel pallone, quindi non puoi adattare Adrian piuttosto che Udom. La stessa cosa in cabina di regia, probabilmente Brindisi ha sofferto, però è vero anche che non è il campionato di Brindisi quello di battere Milano, ma qualificarsi, comunque arrivare entro le prime otto, come ha detto anche il presidente Marino. Non dirmi che non ci avevi pensato però che potesse batterla. Guarda, io ero fiducioso, ero ottimista, ma perché comunque dopo le gare di Eurolega, vuoi la stanchezza, nonostante abbia un roster lungo, Milano arriva sempre un po' in affanno i primi 20 minuti, invece dal secondo quarto in poi ha cambiato ritmo completamente, giocando veramente una bella pallacanestro. Parliamo d'altro e parliamo di un argomento di grande importanza per il futuro della pallacanestro brindisina, e non solo, per lo sport in genere, per lo spettacolo, per gli eventi culturali, ossia la New Arena. Ieri è stato ufficialmente presentato nel Bastione San Giacomo, nel cuore della città, il plastico. Quello che rappresenta da un punto di vista tridimensionale l'opera che sarà realizzata in contrada Masseriola. Si parla di 2 anni, noi siamo ansiosi di vedere la posa della prima pietra, che significherà l'inizio vero, autentico
concreto dei lavori di realizzazione dell'opera in Contrada Masseriola. Ieri abbiamo raccontato in diretta dalla Bastione San Giacomo che è il teatro in questo momento di una esposizione molto importante per la storia della pallacanestro brindisina e nazionale, forse anche internazionale, per tutti i cimeli che sono stati esposti a cura di Antonello Cobianchi. Ma rivediamo i momenti salienti con le considerazioni del presidente Nando Marino e soprattutto la scopertura dell'opera. Oggi è una giornata storica per Brindisi, qualcosa che potrà cambiare il volto della nostra città, il volto della nostra squadra, il volto di quella che è l'ambizione della nostra città sotto il profilo turistico. Questa serata ce la dedichiamo, io la dedico alla città di Brindisi, la dedico agli sportivi brindisini, agli amanti del basket. Io credo che i più giovani, Giuseppe e Tullio, debbano scoprire questa cosa. Ringrazio tutti e godiamoci quella che sarà il futuro di Brindisi. Oggi inizia una nuova era per questa città e per questo sport. Potremo ospitare delle grandi manifestazioni, potremo ospitare i più grossi concerti italiani, 7.000 posti, da Roma in giù non ci sarà, e ci auguriamo nel futuro che ce ne possano essere altre, ma quando sarà pronta questa struttura sarà la struttura più grande da Roma in giù, quindi credo che saremo attrattivi per tutte quelle che saranno le sinergie che potremo avere all'interno del palazzo. Una prospettiva dunque molto confortante, coach Giovanni Rubino, tu che hai visto tutti gli impianti d'Italia e sicuramente puoi fare una comparazione. Diceva il presidente Nando Marino, sarà la più grande da Roma in giù, e la più grande a Roma sappiamo il Palaeur. Beh, è un sogno che se si realizza cambierà un po' l'atteggiamento per varie generazioni, anche come investitori cambierà l'atteggiamento, credendo in parecchie attività che non sono solo quelle della pallacanestro, ma di altre attività sociali che permetteranno a Brindisi di viverle in un momento e in una situazione migliore. Mentre noi preparavamo la puntata di questa sera, Dario Recchia è stato proprio nel Bastione San Giacomo di Brindisi per seguire la presentazione del libro di Frank Vitucci. Possiamo uscire da queste immagini, grazie, benissimo, ottima questa scelta del nostro regista Michele Marchitelli. L'impresa indimenticabile, Reyer 1995-96, questa è l'esposizione della quale vi parlavo, ossia il Museo del Basket, il lavoro di tanti anni, un lavoro appassionato, meticoloso, scrupoloso di Antonello Cobianchi, fatemi dire anche con la puntuale collaborazione di Premio Pignataro, che ha raccolto veramente di tutto: la storia della pallacanestro brindisina, italiana, internazionale, i trofei vinti dalla formazione biancoazzurra del presidente Nando Marino, insomma la sintesi di una storia che va ben oltre le promozioni recenti e che ci rimanda addirittura alla gloriosa Libertas Brindisi. Sono le immagini che abbiamo girato ieri nel Bastione San Giacomo. Gli eventi che vi segnalo sono giovedì 9 dicembre alle 18, gli aneddoti, un incontro con gli ex giocatori brindisini e non solo, venerdì 10, sempre alle 18, la comunicazione sportiva dagli anni 70 ad oggi con la conduzione del collega Tiziano Mele. Un po' tutti daremo la nostra testimonianza per le esperienze vissute, ahimè per quanto mi riguarda, fin dagli anni 70 a livello prima radiofonico e poi televisivo, con i vari colleghi Mimmo Gonzales, Giampiero Lofoco, sarà veramente molto interessante. La mostra rimarrà aperta sino a domenica 12, in questi orari, dalle 10 alle 12.30, dalle 17 preciso alle 19.30, ingresso gratuito, previa esibizione del Green Pass e mascherina obbligatoria da indossare correttamente. Che cosa ha detto coach Frank Vitucci? Dario, tu che eri lì anche per noi. Ma è stato bello, perché quando si raccontano le storie di sport e si scrivono storie di sport, sono dei ricordi indelebili. Lui racconta di un campionato, di una squadra che era destinata a morire e che poi invece, nonostante le difficoltà di ogni natura, di natura economica e quant'altro, invece riescono a vincere questo campionato. Il giorno dopo, quella società, la mitica Reyer Venezia, nel quale hanno giocato anche giocatori del calibro di Dali Pagic, Spencer Haywood, giusto per citarne un paio, scompare. La cosa bella è che c'era tanta gente anche stasera, bellissimo
visitare, invito tutti quanti i tifosi brindisini a visitare i bastioni dove ci sta, abbiamo, l'hai raccontato anche prima, il mosaico di quello che sarà la nuova arena. E la cosa bella di questo libro è che una parte del ricavato sarà devoluto alla Tantam Basket, una società sportiva campana che fa tanto per i ragazzi africani, e quindi veramente una iniziativa lodevole, e un libro tra l'altro anche divertente e bello da leggere. Insomma, ieri e oggi la stella del sud, un tuffo, un bellissimo tuffo nel passato per rivivere i grandi record della storia recente, ricordo fino a domenica 12 dicembre, organizzazione Happy Casa Brindisi e amministrazione comunale di Brindisi con l'impegno diretto del sindaco Riccardo Rossi e in particolare dell'assessore Oreste Pinto, in collaborazione con il Museo Nazionale del Basket e un partner storico qual è indiscutibilmente Damiano Tasco per la collaborazione fotografica. Tu molte cose le hai vissute, le hai raccontate, tante cose le hai dovute scoprire, Francesco, per una questione di età ovviamente. Sì, però tante squadre, tante magliette, non ti nascondo che un paio di canotte le ho anche date io da Antonello per l'esposizione. Quale? E una maglietta dovrebbe essere della Viola Reggio Calabria, se non ricordo male. E purtroppo mi ha chiesto, purtroppo conservo anche una canotta della Virtus Bologna, ecco. Viste le gare del settore giovanile, canotta e tuta, che ho promesso ad Antonello che devo dare. Bello, bello per chi ama questo sport, è bello vedere la maglia della Rivestoni Brindisi, IFIL, Knorr Bologna, e rivivere quegli anni in cui comunque c'era Dino Meneghini in campo, Sugar Ray Richardson con Bologna, la maglietta di Vincenzino Esposito. Veramente invito tutti i tifosi e chi non ama questo basket comunque a passare per questa stupenda iniziativa. Se dico Bartolini Giovanni, se dico Pallacanestro Brindisi e dico Elio Pentassuglia, Malagoli e tutti gli altri. Lì, se entri in un museo fatto in questo modo, li rivivi, li ricordi. Bisogna ancora, anche se sono tempi passati, sono vivi nella memoria e fanno parte di questa storia che lì nell'esposizione ti ricorda continuamente. Bene, allora vi invito a visitare questa bellissima esposizione, lo dico a tutti gli appassionati di basket naturalmente, lo dico a coloro che seguono direttamente le vicende dell'Happy Casa Brindisi e a coloro che, avendo una certa età, come il qui presente coach Rubino e il qui presente, ovviamente, non guardarmi male, abbiamo una certa età, loro sono un po' più giovani di noi, l'invito è veramente quello di andare lì per scoprire questa storia meravigliosa della pallacanestro brindisina. Ci sono altri messaggi, li leggiamo, poi passiamo direttamente. Qualcuno ci chiede ancora notizie di Redivo. Il collega Pasquale Colelli aveva anticipato la possibilità che fosse è vivo, Antonio, ancora è vivo. Lo so che è vivo. Redivo. Potremmo dire re di vivo quando lo vedremo in campo, a questo punto giocando un po' sul cognome. Ci aspettavamo di vederlo effettivamente a disposizione di coach Frank Vitucci, che poi ha confermato la scelta di Miles Carter. Parleremo anche di lui, parleremo di Heinz. E adesso però andiamo a sentire coach Ettore Messina nella sala stampa del Palapenta Assuglia. Una vittoria molto importante contro una eccellente squadra in trasferta, quindi una vittoria che ci fa molto contenti. Venivamo da un periodo brutto, stiamo vivendo un periodo complesso e la squadra ha iniziato la partita molto contratta, vorrei dire forse anzi quasi spaventata, perché per fortuna abbiamo ragazzi seri che quando perdono si mettono anche più problemi del necessario e lo sentono molto questo. Abbiamo iniziato con grande paura. Bentley e Hall ci hanno fatto delle cose per tenerci in partita in un momento difficile, poi la squadra credo che abbia difeso a livelli diciamo eccellenti, credo che abbiamo vinto i tre quarti successivi di 30 punti, che è forse una cosa diciamo non realistica. Abbiamo giocato con fiducia in attacco, ci siamo passati la palla, i nostri due playmaker Malcolm e Ciaccio hanno giocato secondo me una partita di grande aggressività in attacco e difesa. Sono contento, è una partita che ci può dare fiducia perché siamo ritornati a difendere come da un paio di settimane non facevamo. Avete sentito un problema di fiducia proprio, che in qualche maniera ha smarrito proprio per i risultati a livello continentale, Giovanni? Ma guarda, lui non sta dicendo bugie, perché
quel parziale fatto da noi li ha condizionati a livello psicologico. Sì. E se vedi bene alcune situazioni, sono andati a passarsi la palla e nessuno si prendeva la responsabilità. E su questi continui passaggi abbiamo noi intercettato molti più palloni. Si vedeva proprio lo stesso Schiltz che ha avuto timore a tirare, infatti ha segnato forse al terzo quarto, forse ha segnato. Quindi voglio dire, ha ragione nel dire che c'era un timore psicologico sotto questo aspetto. Poi la partita si è aperta con, giustamente l'ha detto lui, con Hall e il nuovo arrivato che... Insomma, poderosissimo Giovanni, un fisico veramente pazzesco, sì, è vero. Va bene, c'è chi ci dice che 2 anni sono troppi per costruire un palasport, si può fare anche con meno tempo. Io non so se questo telespettatore abbia competenze ingegneristiche o qualcosa del genere, io non le ho e quindi mi fido delle indicazioni ricevute. D'altro canto non sarà una palestrina, è una struttura molto importante. Dario, che dici? Sì, dico che i 2 anni ci stanno tutti perché... Vogliamo metterlo come limite massimo? In tempi non sospetti si è parlato sempre di 18 mesi dalla posa della prima pietra. Quindi, però conosciamo la burocrazia italiana, conosciamo magari i tempi tecnici che non sempre sono rispettati, quindi 2 anni quindi da questo momento potremmo considerare, visto che la prima pietra potrebbe arrivare a gennaio-febbraio. A gennaio-febbraio, sì. Va bene. Francesco, dice Anna da San Marzano, ieri ero al palazzetto, sono rimasta delusa più che della squadra, dell'atteggiamento del pubblico, ammutolitosi già al terzo quarto, ultra inclusi, che ho sempre elogiato, forse comunque è Picasa, è vero? A un certo punto hanno mollato anche i tifosi? Sì, forse un po' quando si è visto il recupero, il passaggio di Milano che ha piazzato quel break, probabilmente più di qualcuno ha iniziato solo a vedere la partita, ad assistere alle giocate dell'Olimpia, piuttosto che a tifare, ma ci sta psicologicamente, quando vieni quasi asfaltato con una doppia cifra di vantaggio, ci sta. Poi per carità, in altre situazioni tifosi, ma tutto il palazzetto ha sempre dimostrato di essere sempre vicino alla squadra e di rendere un palavante sulla pentasuglia calda. Coach Frank Vitucci in 2 porzioni, la prima di analisi della partita e del risultato, la seconda in risposta ad una domanda, una provocazione di Carlo Amatori, che era in sala stampa per noi e che gli ha chiesto di dire qualcosa sull'eventuale ritorno sul mercato della club bianco-azzurro. Ma sentiamo prima le valutazioni sulla partita. Vitucci. Per competere contro una squadra di questo livello qua avremmo dovuto giocare 40 minuti ad altissimo livello e non ci siamo riusciti, siamo partiti molto bene, è stato un ottimo approccio alla partita, abbiamo difeso mostrando una buona difesa, facendo fatica in attacco nel secondo quarto, però insomma, voglio dire, non posso recriminare tantissimo con i miei se non anche un po' di attenzione in più in alcune situazioni che dovevamo essere un pochino più attenti, più fiduciosi, un po' più scaltri. Ripeto, cioè, l'avversario davanti è di altissimo livello in questo momento per noi nel campionato italiano, mi sembra di capire per tutti, quindi 40 minuti non li abbiamo messi in campo per tanti motivi, perché Nick Perkins è uscito dalla partita presto causa falli, perché insomma giocare contro una fisicità del genere è difficile e possiamo solo dire che dall'altra parte non hanno lesinato il massimo sforzo sia in termini di utilizzo di giocatori chiave importanti come Heinz, come Delaney, Shields, eccetera, per venire a capo di una partita orgogliosa che almeno fino a 2-3 minuti alla fine abbiamo cercato di fare. Quindi bisogna che riusciamo a prendere il buono, sapere che partite così mettono in luce in maniera con la lente di ingrandimento le difficoltà o i problemi che può avere la squadra e su queste cose qui lavorarci sopra. Ecco, lavorarci sopra, diceva coach Frank Vitucci. Nel frattempo io ho dato uno sguardo ancora ai vostri messaggi, ma prima
di sentire le vostre opinioni, i vostri suggerimenti. Voglio aprire ancora una volta una discussione. Quanti minuti è stato utilizzato Carter? Mi pare un paio, non di più. Sì, paio di minuti. L'ha mandato in campo Frank Vitucci, dandogli una responsabilità non da poco, cioè tenere a bada un giocatore che risponde al nome di Kyle Hines. Allora abbiamo isolato alcune immagini del confronto in campo tecnico e atletico, vedete, fra i due, il nostro Miles Carter e poi in questo caso con l'ultimo arrivato in casa bianco-azzurra, ma poi ha dovuto misurarsi Miles Carter con Kyle Hines, eccolo qui. E non è facile fronteggiare, controllare un giocatore con questa esperienza, con questo tasso tecnico e soprattutto con la forza fisica che dobbiamo riconoscere al talentuoso giocatore dell'Olimpia Milano, che a livello continentale aveva già fatto vedere grandi cose. Dopo due minuti torna in panchina Miles Carter. Secondo voi che valutazione si può dare? Quasi nulla, perché i due minuti non bastano, ha fatto vedere poco e niente. Ma neanche è stato mandato praticamente per spezzare un po' i ritmi, sì, per rompere un po' la dare manforte, rompere. Per aiutare un po' in quel momento. Però Vitucci ha scelto altre direttive. Purtroppo ha dovuto utilizzare per 30 minuti sia Gaspardo che Adrian 33, quindi in una partita di 40 minuti utilizzare 33. Eh sì, è dura, non hanno avuto mai un attimo di respiro, quindi questa è la difficoltà con cui ha dovuto amministrare questa partita. Eccolo, Kyle Hines, e allora poiché aspettavo che tornasse sul parquet del Palapenta Assuglia, sono andato a dare uno sguardo al nostro archivio. E chi con me, Francesco in particolare, segue da tempo le vicende del basket brindisino, sa bene che il signor Hines, Mr. Hines, è stato in A2 a Veroli, avversario di Brindisi, e poi ha spiccato il volo verso club prestigiosi a livello europeo. Allora abbiamo recuperato immagini del 5 aprile 2009. Tu non eri in telecronaca con me, c'era Giancarlo Gialletti, avevi una domenica di buco e non so perché. E allora poche immagini, qualche commento e poi sentiremo che cosa è successo in tutti questi anni da voi in studio. Vai Michele. Aveva tentato una soluzione improbabile Ivan Gatto dopo l'iniziativa solitaria di Nissim, però adesso Felice Angeli si fa rubare il pallone dal numero 20 Hines. Kyle Hines che va a depositare tranquillamente a canestro per il massimo vantaggio della formazione ospite. Spettacolo, con grande pazienza, un grande professionalità quando poi ha avuto le occasioni di mettere in mostra quelle che sono le sue qualità migliori a livello di grinta, di difesa, di tiri piazzati, ne ha messe anche di importanti. Insomma, ha fatto una grande in Serie A 2 dopo la promozione. Il pubblico del Palapenta Assuglia, attenzione, immagini che adesso andranno sul time out della formazione Ciociara, ossia della prima Veroli, fra qualche istante sicuramente le vedremo. Chi ricorda chi era l'allenatore di Veroli? Dario? Vedi, eccolo qui, e non c'è bisogno che tu ti sforzi, un certo Trinchieri. Oggi al Bayern Monaco, acerrimo avversario l'anno scorso in Eurolega dell'Olimpia Milano. Quanta acqua è passata e quanta strada ha fatto Kyle Hines, Francesco? Beh, diciamo dopo Veroli ha fatto un passaggio in Germania col Bamberg, poi un anno con l'Olympiacos, dopodiché 7 stagioni col CSKA di Mosca, quindi ha avuto anche un passaggio con Ettore Messina, ha vinto 4 Eurolega, non è l'ultimo arrivato nei campionati europei. Pensa un po' tu, quando si trova di fronte uno come a Carter, come riesce ad allontanarlo dall'area. Già faceva difficoltà Perkins, penso un giocatore del genere, che anche nel match di Eurolega contro l'Alba Berlino ha preso un paio di rimbalzi e dei tiri nel finale quando Milano si era quasi riavvicinata. È un uomo veramente di fiducia di coach Ettore Messina. Coach Rubino, andiamo a sentire la seconda parte della sala stampa di Frank Vitucci e rinnovo la domanda, nel senso, secondo te Vitucci ha detto che ha bisogno di tornare sul mercato o no? Secondo me non si è espresso. E allora sentiamo se è vero. Brindisi sul mercato? Che parlate? Ma è chiaro che dobbiamo è chiaro che dobbiamo fare attenzione a capire se questa squadra ha bisogno di qualche aggiustamento compatibilmente con quelle che sono le nostre possibilità, il mercato, insomma quello che vogliamo fare, quello che possiamo fare.
e quindi è giusto che si stia attenti alle cose. Poi le decisioni strategiche non bisogna prenderle la domenica sera, magari bisogna, soprattutto dopo aver perso, bisogna un attimino, come dire, raffreddare le menti e cercare di eventualmente scegliere il percorso giusto, continuando a dare fiducia al nucleo comunque della squadra, che ci sta provando, che insomma con le sue deficienze, come dire, comunque prova, lotta sempre, che questa è la cosa più importante. Poi magari con squadre più del nostro livello saremo più competitivi. In questo momento questo livello qui, che è quello di Bologna e di Milano, che non a caso sono venute consecutivamente, è sicuramente un gradino, due gradini, tre gradini, una scala, insomma ci vuole un ascensore in questo momento, ecco. Ma insomma dobbiamo tararci su quello che realisticamente, su quello che sono le nostre, e lì sì, essere molto più incisivi, come dire, già da domenica prossima. Insomma, Dario, che ci ha detto il coach? Ha detto tutto e non ha detto niente. Io sono dell'idea, questa è una mia personalissima idea, che la società tenderà l'evolversi della situazione in Europa, nel senso che in questo momento noi non siamo ancora matematicamente fuori, e sappiamo benissimo che le regole della Champions League danno la possibilità ad ogni società di schierare anche sino a 7 stranieri contemporaneamente, e noi in questo momento il settimo sarebbe Lucio Redivo. Nel momento in cui si capirà meglio questa situazione nelle prossime settimane, si potrà fare una valutazione anche per capire eventualmente chi sacrificare oppure fare scelte differenti. Però sono convinto che qualcosa si sta muovendo e che magari tra 3-4 settimane potremo avere delle novità. Debbo un'informazione statistica che peraltro mi è stata sollecitata con qualche messaggio. Quella partita tra Brindisi e Veroli fu vinta dalla formazione sociale di coach Andrea Trinchieri 90-82, ma vi do una curiosità statistica per la quale ringrazio come al solito Roberto Guadalupi, perché Brindisi ha segnato soltanto 53 punti con Milano, e questo lo sappiamo, ha perso di 26, 79-53. Sappiate che è la sesta volta nella sua storia che Brindisi segna 53 punti in casa. Soltanto Roberto Guadalupi poteva darci un'informazione del genere. Ma attenzione alla curiosità: Brindisi gioca domenica a Bologna contro Reggio Emilia. Bene, l'ultima volta che Brindisi ha perso segnando 53 punti è accaduto il 13 dicembre 2015, e la partita era Enel Reggio Emilia, lo stesso punteggio di questa sera, di ieri sera, 53-79. Incredibile. Grazie Roberto, sei sempre una fonte inesauribile di informazioni statistiche e non solo. Siamo collegati con Bologna. A proposito di Bologna, c'è il nostro Paolo Mucedero, pronto a dirci che cosa ha visto lui in diretta televisiva e soprattutto che cosa può prevedere per domenica prossima, quando a Bologna, nella tua Bologna, Paolo, ci sarà Reggio Emilia Brindisi. Eccoci. Buonasera a tutti. Vai. Partiamo col dire, scusate, partiamo, ero... Cercavo si di è fermato, tra un po' finisce la trasmissione, mica peraltro. Se il suono questa settimana va bene, partiamo col dire che questa non era evidentemente la partita su cui Brindisi doveva fare i conti, non era questa una partita da vincere obbligatoriamente. Certo, fa male perderla con uno scarto del genere, però certo. Come ha detto giustamente coach Vitucci in conferenza stampa, la differenza attualmente tra una squadra che sta giocando bene in Eurolega, pur smaltendo, diciamo, l'ultima parentesi negativa, il livello insomma è molto diverso, e Milano ha messo in campo una difesa di Eurolega domenica sera, e la differenza si è fatta notare soprattutto perché Milano non ha adottato un piano partita difensivo così diverso da altre avversarie brindisine, ma la qualità degli interpreti, appunto, del sistema difensivo di coach Messina ha fatto tutta la differenza del mondo rispetto alle altre squadre finora incontrate da Brindisi, che per la cronaca è stata la peggiore squadra per efficienza offensiva in questo turno, con appena 77 punti su 100 possessi. È stata la terzultima per controllo percentuale di rimbalzi all'interno della partita, insomma tutti gli indicatori di una partita che Milano ha controllato dal punto di vista fisico
prima ancora che tecnico, perché poi Brindisi comunque ha messo in campo una difesa solida che non ha permesso a Milano di raggiungere le vette statistiche a cui di solito viaggia in questa stagione, ma comunque non è bastato perché è mancato obiettivamente attacco e la possibilità di avvicinarsi a canestro che Milano ha totalmente negato. Proprio con la Lavagna ci andiamo a concentrare, come avete fatto voi, su Kai Lines e sulla maestria con cui il giocatore ex Veroli interpreta il sistema difensivo di coach Messina. Qui lo vedete, si fa passare alle spalle Nick Perkins perché sa che la sua missione è anticiparlo, starli davanti a tutti i costi. Guardate, quando la palla viene ribaltata di lato, lui è già pronto per abbassarsi sulle gambe e tagliare davanti a Nick Perkins. Eccolo qui, lo fa ricevere solo molto lontano da canestro, qui siamo a 5-6 metri abbondanti, e insomma Nick deve inventarsi il tiro da fermo, e questo è il primo tiro pulito che Nick ha all'interno della sua partita, e siamo a 6 minuti dalla fine del primo quarto. Allora coach Vitucci ha provato a concedere a Nick ricezioni più dinamiche, ma l'ho rallentata per permettere di vedere come Heinz passi sul blocco di Visconti in maniera meravigliosa, si ritrova sempre davanti a Perkins, e quando la palla arriva a Visconti, che dovrebbe creare un nuovo angolo di passaggio, Heinz compie la rotazione intorno al centro di coach Vitucci e continua ad anticiparlo anche in fase di transizione offensiva. Vedete qui Perkins indica subito l'angolo da cui vorrebbe vedere arrivare il passaggio. Gaspardo riceve un po' troppo in alto e quindi quell'angolo di fatto non c'è. Comunque Heinz continua a stare tre quarti o davanti a Perkins fino a quando il numero 33 non perde la pazienza, sbraccia e lo manda a sedere per terra. E qui anche la maestria di un giocatore come Kai Lines, che domina i parquet di tutta Europa a 2 metri scarsi di altezza, e vorrei sapere in quanti centri hanno dominato come ha fatto Kai Lines nella storia dell'Eurolega con appena 2 metri di altezza. Un altro che mi verrebbe in mente è John Brown, e magari per lui una carriera come quella di Kai Lines. Domande per il signor Paolo, che oggi sentiamo benissimo per la soddisfazione mia e di Michele Marchitelli. Complimenti, abbiamo risolto i problemi tecnici. Vuoi dire qualcosa a questo ragazzo a Bologna? No, se gli è piaciuto di più come ha portato il ritmo della squadra di Laney piuttosto che Rodriguez, probabilmente più realizzatore di Laney e Rodriguez più al servizio del gruppo. Non so se Paolo è d'accordo. Sì, diciamo che Malcolm Delaney, la sua interazione milanese, sta cercando di assolvere il ruolo completo di playmaker in accoppiata con Rodriguez, però il genio del Ciacio è un'altra cosa, è sinceramente una marcia in più. Per quanto Malcolm Delaney ieri abbia dimostrato che anche lui ha un pedigree di carattere europeo di grande livello, e lo ha dimostrato in campo appunto con giocate sempre puntuali, ed è stato anche molto, molto attivo in difesa, dove Milano, come abbiamo già detto, ha dimostrato tutto il suo valore. Coach e Dario, avete qualche controdeduzione o possiamo andare a Nanna e il nostro Paolo? No, volevo soltanto completare l'accenno fatto sulla difesa davanti di Kai Heinz. Su Nick Perkins. Il problema è che è stato adottato questo sistema difensivo da Messina perché pretendeva una rotazione dal lato opposto molto ampia, e lo stesso lavoro l'ha fatto anche Melli in alcune circostanze, quindi era proprio un piano difensivo preordinato assolutamente su questo lavoro qui. Va bene, Paolo, grazie, ci sentiamo lunedì, e ci vediamo soprattutto lunedì quando, e tu sarai lì a Bologna naturalmente a seguire Reggio Emilia Brindisi a Casalecchio di Reno, potremo fare analisi e approfondimenti anche su questa partita, che a questo punto diventa particolarmente importante per il percorso stagionale di Brindisi in funzione del primo obiettivo da raggiungere, ossia la Final Eight di Coppa Italia. Grazie Paolo. Grazie a voi, buona serata. Se Michele Marchitelli mi dicesse quanto tempo abbiamo, io deciderei. 9 minuti. È implacabile, 9 minuti a disposizione. Allora, prima vediamo i finali di 2 partite che sono state emozionanti, ossia Virtus Bologna risolta all'overtime con la vittoria dei campioni d'Italia, e grande merito dunque alla Dinamo di coach Piero Buchi, e l'altra ugualmente bella, Trieste-Trento, con Trieste che sembrava dominare il match, poi ha subito il ritorno di Trento, ha rischiato di perderla, l'ha ribaltata negli ultimi istanti, insieme, pochi secondi, vediamo. Pejus vede il taglio di Robinson.
vuole ripartire prendendo spazio Teodosic, che attacca il lituano ex Rytas Vilnius e poi riesce ad appoggiarsi al vetro. Beck per creare spazio, alla fine torna da De Vecchi che cerca un'altra tripla, la sbaglia, rimbalzo di De Vecchi dietro la schiena per Logan da tre, errore, rimbalzo di Alexander che lancia lungo il pallone, finisce qui forse la partita più bella dell'anno. Bradford prova ad attaccare, tiraccio di Bradford in tabella da tre punti, De Sonta Bradford. Trieste che è stata lungamente in vantaggio, il blocco di Ventor per favorire il tiro di Banks da tre punti, anche lui con la tabella, è ancora viva l'Allianz. Fernandez con la rimessa per Grajulis contro Flaccadori in avvicinamento, deve tirare il letto nel tiro a segno, esplode l'Allianz Dome, la vittoria. Mentre a Brindisi sembrava, anzi era tutto scontato, a un certo punto avete visto che cosa è successo nel finale, Francesco, bellissimi questi frangenti. Ma è molto bella la partita di Trieste, dove sembrava veramente che fosse finita, poi Grajulis, che è un giocatore glaciale, ha avuto la freddezza a prendere palla, hai visto? Girarsi e tirare a segnare, poi sia Banks che Bradford, uno da una parte e uno dall'altra, tabella non dichiarata secondo me, però succede anche questo. Dall'altra parte, peccato perché Logan a Bologna aveva il canestro della possibile vittoria. Ma due vittoria. Possibilità, Logan è l'altro compagno di squadra. Tra De Vecchi e Logan, più affidabile naturalmente, Logan un giocatore che è esperto, bravo è stato De Vecchi però col pallone dietro la schiena per mettere il giocatore nelle condizioni di tirare. Giovanni, se dico Trieste dico Franco Ciani. Ha dato una bella impronta a questa squadra. Franco esce, viene da una storia bella e soprattutto mi ritengo suo collega per tanti anni ai corsi di formazione. Lui è maturato alla luce di coach Bardini, del quale è cresciuto a livello difensivo. Poi per lui la difesa diventa una cosa interessante, ma la cosa più bella è che lui sa mettere insieme il gruppo, anche nei momenti difficili sa gestire queste situazioni. Mi fa grande piacere vederlo in questa classifica. Dove, nel gruppone delle terze praticamente. Infatti una squadra che lui richiede sempre pazienza e credibilità nel suo lavoro. Milano e Bologna già, ma per la finale Dario, Brindisi deve assolutamente esserci e poi... E poi Trieste, la classifica è molto molto corta. Rivediamo la Michele, la classifica, grazie. Brindisi che è a quota 12 e le squadre che sono a 8 punti sono quasi 10 probabilmente. Quindi può accadere tutto e il contrario di tutto. Due vittorie ti portano lì in alto e due sconfitte invece ti tirano fuori da quelli che sono la possibilità di raggiungere le finaletti in Coppa Italia. Si vede per esempio che il Brescia, che con 8 punti è lì all'undicesimo posto, Brindisi insieme a Napoli sono lì al terzo posto, dall'idea di quel gruppone di squadre, ma io ci metterei dentro anche le squadre a 6 punti, perché Pesaro sta salendo bene, Cremona è una squadra che può dar fastidio. 5 giornate ancora sicuramente. Sassari ha dimostrato ieri di poter valere anche contro una squadra come la Segafredo Bologna, no? E quindi la classifica è molto corta e saranno veramente 5 giornate all'arma bianca. Certo, una final eight senza la Dinamo Sassari veramente è disarmante, vedremo quello che accadrà. L'ultimo contributo prima di parlare del match di domenica prossima, quello di Bologna contro Reggio Emilia, è quello realizzato col presidente regionale di Federbasket Francesco Ciccio Damiani, che era spettatore ieri nel Palapentasuglia. Sentiamo. Per la super sfida del Palapentasuglia tra Brindisi e Milano, ovviamente il presidente della Federbasket regionale Francesco Damiani. Una partita senza scossoni, Milano l'ha dominata nella seconda parte, Brindisi ci ha provato partendo bene però. Decisamente bene, un primo quarto che ha illuso un po' tutti perché sembrava che la partita dovesse andare in una maniera esattamente contraria come poi è finita. Peccato perché... questo negli anni si è rivelato un campo ostico per Milano, che spesso è tornata a casa decisamente scontenta, però è chiaro che contro uno squadrone del genere diventa veramente difficile, poi se non riesci a metterla dentro per tre quarti allora diventa impossibile.
Brindisi resta comunque in corsa sia per la Final Eight sia per un posto nei playoff. Certo, bisognerà lottare perché il cammino da fare è lungo, molto lungo. Certamente sì, e mi sembra che le premesse per la Final Eight ci siano tutte in questo momento, come poi per il proseguo della stagione, anche per i playoff che ci auguriamo possano essere raggiunti. Non sarà facile perché la concorrenza è aumentata, perché comunque tutte le squadre puntano almeno per il momento alla Final Eight. Però io credo che coach Vitucci possa ancora sparare qualche cartuccia e possa portare la squadra al raggiungimento di questi obiettivi minimi. Approfitto per segnalare che lunedì prossimo nello Sheraton Nikolaus di Bari ci sarà la festa del basket regionale con la consegna di tutta una serie di premi, di riconoscimenti, presente il presidente nazionale Gianni Petrucci col suo vice La Guardia. Siamo in chiusura. E allora, domenica a Bologna contro Reggio Emilia, la settimana successiva in casa con Treviso, guarda caso, la Nutribull e Treviso e la Una Hotels si sono sfidate proprio ieri in Palaverde, ha vinto abbastanza bene la formazione di coach Max Menetti. Che cosa prevedete per domenica? Cominciamo da Dario. Sì, ovviamente l'auspicio è quello di vedere una squadra con la giusto approccio, perché queste sono partite da lottare su ogni pallone, dalla palla a due, quindi mi aspetto chiaramente almeno una prova gagliarda, perché è importante in questo momento ritornare alla vittoria. Ovviamente prima di domenica, sabato, ci andiamo a vedere tutti quanti la Dinamo e Brindisi perché è giusto anche guardare le mani. La Dinamo sconfitta per la prima volta in stagione. Dopo sei partite, una sconfitta ci può anche stare. Comunque proviamo questa settimana a ribaltare il risultato negativo di sabato. Tra l'altro c'è un doppio impegno in settimana, quindi va bene così. C'era anche il coach Giovanni Rubino? Sì. Perso bene o male questa Dinamo? Hanno avuto tre volte la possibilità di chiudere la partita, non è andato. Quindi... Va bene. Invece Reggio Emilia-Brindisi? Sono tutte e due squadre, Treviso e Reggio Emilia, che ieri ho visto gran parte della gara. Non ha perso facilmente Reggio Emilia a Treviso. No, è stato negli ultimi minuti dove Treviso ha chiuso due o tre situazioni loro favorevoli. Però sono tutte e due in condizione in questo momento. Quindi noi dobbiamo rientrare nel nostro modo di essere, di giocare per poter avere la meglio di queste squadre. Il parere del nostro telecronista ufficiale, Francesco. Ma intanto sabato ci sarà la Dinamo, notavamo con coach Rubino, il tabellone luminoso, quello grande, che lo aggiustassero al Palasport di Via Castello. Cioè, ditemi. No, abbiamo un grosso problema da un po' di anni. Al Palasport, allora immediatamente ribaltiamo. Sì, perché il problema è stato che poi quelle povere ragazze che erano lì al cronometro, siccome c'è questo guasto continuo, tutta la gente inveiva contro queste ragazze, che era un peccato. Poverine, anche poverine. Quindi se appello all'assessore, a chi vogliamo fare? All'assessore, se assessore possibile. Pinto, allora per cortesia, ma direi tutta l'amministrazione comunale, se possibile, se c'è la possibilità di risolvere il problema del tabellone, visto che sia l'Assi Brindisi che la Dinamo gioca. Poi Antonio, se lo dici tu è un altro. No, se lo dico io lo dico a chi di competenza e lo faremo notare, evidentemente. Speriamo che il problema venga risolto. Francesco? Reggio Emilia, squadra rognosa, allenata da un allenatore esperto come Attilio Caglia. Poi c'è il ritorno di Cinciarini, e comunque una bandiera, è stata una bandiera per Reggio Emilia, lo è stato per Milano, è tornato adesso nel club. Hopkins, giocatore più pericoloso, un lungo con doppia cifra nelle mani. Bisogna fare attenzione, comunque si gioca in un palasport grande come l'Unipol Arena, quindi Brindisi, certo. Fatto recampo, c'è e non c'è. Relativamente. Ecco il programma della prossima giornata, l'undicesima. Andiamo subito in grafica per vedere che cosa accadrà. Nutri Bullet Basket Treviso Carpegna Prosciutto Pesaro si gioca di sabato alle ore 20. Le gare della domenica, a cominciare dalle 17 con Varese Napoli, 17:30 Milano Brescia, 18 Trento Tortona, 18:30 eccola la nostra partita, Una Hotels Reggio Emilia e Picasa Brindisi in diretta su Discovery Plus. Domenica sempre alle 19 adesso, Vanoli Basket Cremona
Virtus Gafredo Bologna, un momento di difficoltà per la Vanoli. Alle 20.45 c'è Venezia Sassari e questa volta un posticipo, quando noi saremo in onda saranno già a un buon punto del match la Fortitudo Bologna e l'Allianz Pallacanestro Trieste, chiamate ad affrontarsi lunedì 13 alle ore 20. Questo è il programma dell'undicesima giornata. Grazie a Dario Orecchia per essere grazie stato per l'invito ancora una volta con noi, è sempre un piacere. Grazie a coach Giovanni grazie Rubino. A voi per dammi l'invito. Una scadenza, fra quanti anni posso riconvocarti adesso? No. A seconda degli impegni, va bene. Grazie al nostro Francesco Guadalupi, Michele Marchitelli in regia con l'assistenza tecnica di Fabio Pignatelli. Grazie a voi per l'attenzione che avete prestato al nostro lavoro e alla nostra trasmissione. Ci vediamo lunedì prossimo alle 21 con Zona 85. Buona serata.